Nel giorno del centenario dell'assassinio per mano fascista di Giuseppe Di Vagno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni a Conversano, accolto dalle massime autorità della regione. Rafforzare e curare le istituzioni democratiche per non perdere la libertà come negli anni venti, così il presidente emiliano ha ricordato Di Vagno. Non c'è diritto che non debba essere conquistato e non c'è libertà che non debba essere difesa, ha detto il sindaco di Bari Antonio De Caro. Invade la corsia opposta con la moto e viene travolta da un'auto, così ieri sera in Salento è morta una donna di 37 anni. Buongiorno ancora insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud e in apertura lo avete sentito nei nostri titoli. Oggi è la giornata in cui Conversano ricorda il centenario dall'assassinio per mano fascista di Giuseppe Di Vagno ed era proprio stamattina lì nella cittadina del sud-est barese il capo dello Stato Sergio Mattarella ad omaggiare la figura dello statista Mattarella, insomma, che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni al Teatro Norba di Conversano e lì per noi c'era il nostro direttore Gianni Sebastio. Vediamo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Puglia, Conversano per le celebrazioni del centenario della morte dell'onorevole Giuseppe Di Vagno, parlamentare pugliese, assassinato in un agguato 100 anni fa, nel 1921. Nel Teatro Norba di Conversano, città di origine di Di Vagno, si sono alternati gli interventi del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ha consegnato al Capo dello Stato una guida della Puglia antifascista, e poi il Sindaco di Bari, Antonio De Caro. L'evento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, presieduta da Gianvito Mastro Leo. Una serie di appuntamenti e iniziative per cancellare la macchia di 100 anni fa che sporcò questa terra. Presente anche il nipote di Giuseppe Di Vagno, Leonardo, visibilmente commosso ai microfoni di Antenna Sud. Mio nonno addirittura ha perso la sua vita proprio in difesa della povera gente e degli umili. Quindi, ecco, io sono doppiamente emozionato, anche perché coincide anche con la morte di mio padre. Mio padre praticamente è morto nel 2014 e sono esattamente 100 anni, praticamente sarebbe stato tra un po' il suo compleanno. Quindi per me è una doppia emozione nel ricordo di mio nonno e soprattutto anche nel ricordo del mio padre, che ha voluto continuare praticamente la tradizione di suo nonno e di suo padre senza conoscerlo direttamente. Questa giornata dedicata a Giuseppe Di Vagno ricorda a noi tutti il dovere che abbiamo di rafforzare e curare le istituzioni democratiche. Bastò allora poco per perdere la libertà, la capacità di ragionare in modo razionale e fummo precipitati in una guerra terribile. Giuseppe Di Vagno aveva intuito tutto questo, come tanti altri pugliesi che si sono battuti sin dall'inizio. Possiamo dire che l'omicidio e la storia politica di Giuseppe Di Vagno in realtà è l'inizio della resistenza della Puglia al nazifascismo, prima ancora che esso si affermasse definitivamente. Consegneremo al Presidente della Repubblica una guida turistica unica in Italia, la guida di tutti i luoghi dell'antifascismo pugliese. Io credo sia importante ricordare la memoria di Giuseppe Di Vagno. La Fondazione fa davvero un lavoro importante perché serve a tenere unita la comunità rispetto ai valori della storia, che c'è anche qualcuno che quella storia non la riconosce più. Invece è importante ricordare quello che è accaduto, è importante ricordare anche la violenza che questo paese ha vissuto in modo che non torna mai più e ricordare soprattutto alle nuove generazioni che oggi viviamo in un paese libero e democratico anche grazie al sacrificio, al martirio di uomini come Giuseppe Di Vagno. Ricordare Giuseppe Di Vagno è importante, sono 100 anni dal tragico e vile omicidio e quindi dobbiamo ricordarlo, dobbiamo ricordare poi i valori che ci legano appunto al Presidente della Repubblica, alla Repubblica e quindi la democrazia e tutto quello che porta con sé. La presenza del Presidente ci onora in modo particolare, quindi è un momento straordinario per la città. Questa è la testimonianza che intorno a questa vicenda, e non è intorno alla figura di Di Vagno, ma soprattutto intorno alla vicenda storica nell'interno della quale si colloca, c'è lo Stato, c'è la Repubblica.
e quindi c'è la Repubblica e con la sua esigenza, con la sua esigenza democratica. Questa è la lezione che oggi ci ha consegnato la visita qui del Presidente della Repubblica. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, 186 nuovi casi di positività al Covid-19 su 14.682 test effettuati, una persona deceduta. Gli attualmente positivi nella nostra Regione sono 2.908, mentre 190 sono le persone ricoverate tra terapia intensiva e in area non critica negli ospedali pugliesi. Intanto questi numeri sono comunque confortanti e proprio per questo la Puglia resterà anche per i prossimi giorni in zona bianca. Bari virtuosa per le vaccinazioni, anche se negli ultimi 7 giorni si è registrato in città e in provincia un lieve incremento dei contagi. Claudia Carbonara. Buone nuove per la nostra regione, che resterà in zona bianca anche in vista della prossima settimana. In generale dal 17 al 23 settembre l'incidenza dei contagi Covid-19 ogni 100.000 abitanti è calata a 25,4 contro i 32,1 della settimana precedente, al di sotto della media nazionale pari a 45 e inferiore alla soglia critica fissata a 50. Al 21 settembre invece l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al Covid in area medica è pari al 7,2%, nelle terapie intensive si attesta al 4,2%. Sono i dati che emergono dal monitoraggio della cabina di regia nazionale. Bari si conferma città virtuosa per vaccinazioni, anche se negli ultimi 7 giorni si è registrato un lieve aumento dei contagi rispetto a una settimana fa. Si è passati infatti da 248 a 267 nuovi casi. L'incidenza ogni 100.000 abitanti sale da 20,2 a 21,7 casi. Sono 26 comuni su 41 che hanno un numero di casi molto contenuto e oscillante tra 0 e 5. La campagna vaccinale anti-Covid negli ultimi 7 giorni ha prodotto più di 22.000 vaccinazioni per un totale complessivo che sfiora 1.880.000 dosi. La copertura vaccinale della popolazione over 12 è attestata all'88% con prima dose nell'intera area metropolitana di Bari, mentre il ciclo completo è cresciuto in un punto percentuale toccando il 79%. Per quanto riguarda le fasce d'età, guadagnano terreno le coperture con prima dose tra i 12 e i 19 anni, 83%, 20-29 anni, 81%, 30-39 anni, 80% e 40-49 anni, 85%. In crescita anche la fascia 50-59 anni, che sale al 92%, verso i livelli più elevati già raggiunti dal target 60-69 anni, 95%, 70-79, 98% e over 80, 95%. Assieme a Bari hanno raggiunto o superato il 90% di vaccinazione con prima dose altri 9 comuni: Putignano, Noci, San Michele, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli, Polignano e Toritto. La cronaca, un ventenne di Nardone, Leccese, è giunto questa mattina in gravi condizioni all'ospedale di Gallipoli con una ferita d'arma da taglio che le ha lesionato la milza. Il giovane è stato soccorso in casa al suo rientro dal padre, a cui ha raccontato di essere stato accoltellato in paese. L'episodio è al vaglio dei carabinieri. Il ventenne è stato prima trasportato d'urgenza dal padre in ospedale e subito dopo sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per diverse ore. Restiamo proprio in terra salentina, invade la corsia opposta con la moto e viene travolta da un'auto. È morta così ieri sera una donna di 37 anni, Paolo Franza. Drammatico incidente stradale venerdì sera poco prima delle 21 lungo la strada provinciale 374 che collega Miggiano a Taurisano nel territorio di Ruffano. Chiara De Credico, di 37 anni, di Casarano, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote, una Ducati Monster 600, finendo violentemente sulla carreggiata, invadendo la corsia opposta, ed è quindi stata travolta inevitabilmente da un'autovettura, un Renault Clio, che procedeva in senso contrario. Uno schianto violentissimo, la donna praticamente è morta sul colpo. Il primo a prestare soccorso è stato un amico che viaggiava davanti a lei. Sentendo l'urto, ha capito subito quello che era successo e ha arrestato la marcia. La zona è stata raggiunta dagli agenti di polizia del commissariato di Taurisano, coordinati dal vicequestore Salvatore Federico, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e le guardie ambientali d'Italia.
Sul posto sono intervenuti in prima battuta i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, che a seguito dello schianto è stata decapitata. Illeso il conducente dell'utilitaria, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. È tutto, dopo la pubblicità, le notizie dal territorio, restate con noi.